La stagione 2023 è volta al termine, si parla già del 2024, ma è realmente importante staccare oppure no? Diversamente da come si sente dire in questo periodo, secondo me è importante staccare. Dal punto di vista fisico, magari alcuni giorni di recupero mi permettono di tornare a performare come prima, ma dal punto di vista psicologico, lo stress dei viaggi, della famiglia, del lavoro influisce molto e quindi è importante prendersi un periodo di stacco in cui spegnere il cervello, recuperare fisicamente e da lì poi gettare le basi per costruire la prossima stagione. Si può approfittare di questo periodo per concentrarsi sulla bicicletta e quindi è il momento migliore per fare la manutenzione, oppure se si pensa a un nuovo telaio è il momento giusto per acquistarlo e cercare di adattarsi per poi ripartire di slancio. Dopo un adeguato periodo di riposo per ricaricare le batterie, è possibile ripartire con una tabella più strutturata, cercando magari di focalizzarsi sui punti deboli, quindi lavorare sul core, sulla mobilità, anche perché in stagione poi si avrà meno tempo a disposizione per migliorare questi aspetti. Per migliorare la condizione aerobica potete anche utilizzare altre discipline, non solo il ciclismo su strada, per esempio il fuoristrada. Anche le temperature così basse magari favoriscono più la corsa a piedi, piuttosto che se c'è neve lo sci. Quindi non abbiate fretta di ripartire. Il recupero ed il riposo fanno parte integrante dell'allenamento.